di Napoli. Complimenti, ha segnato anche oggi all'85esimo. Cavani Show, campione. Signori, teniamocelo stretto, il gioco di qui non permetterti di andare da, né dal Napoli né dall'Italia. Sei un grande, complimenti, straordinario. Ancora sul palco del Gran Galà per il secondo anno consecutivo. Sì, sono molto felice sicuramente. Per tutti, diciamo, tutti quelli che mi hanno votato voglio ringraziare, perché veramente vuole dire tanto per me, uno che lavora, uno che cerca sempre di fare il meglio. In questa serata stare insieme a grandi calciatori, quindi è un motivo d'orgoglio. E niente, sono molto felice. Ma come ti vedresti con Ibra e Di Natale? Bene. Potete coesistere, in attesa dell'allenatore dell'anno, ma potete coesistere? Io penso di sì. Sì, potreste coesistere. Benissimo. Comunque, lo scudetto volete, ormai a questo punto abbiamo capito che siete davvero sul pezzo, non mollate un colpo, avete mollato il colpettino Coppa Italia. Sì, diciamo quello già rimane dietro, adesso pensiamo a quello che abbiamo davanti, che sicuramente sono partite difficilissime. Come tutti sanno, il campionato italiano, diciamo, è molto, molto duro. Terremo molto, molto firme questo che stiamo vivendo in questo momento e lotteremo fino alla fine per quello che sarà il nostro obiettivo, che speriamo si possa realizzare alla fine di questo campionato. In attesa del pallone di Cavani, da 0 a 10, quanto ami Napoli? La città del mare, la città del sole, la città della pizza, vabbè, quanto ami? Amo tanto, 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 tanto Napoli perché... Sono tutti napoletani. Vabbè, l'avventura, ovviamente abbiamo capito che dopo il Torino c'è il Napoli nel cuore di Simona, giusto Simona? Beh, questa è l'ennesima conferma, appena hai detto amo Napoli subito applaudito. Bene, resta qui, una persona ti vuole salutare, però non poteva essere qui fisicamente, e invece lì dietro di te che ti deve dire due cosine. Ale, Ale! Buonasera, mi dispiace non poter essere tra di voi, soprattutto per Alessia, però sono contentissimo, ecco, di poter proclamare vincitore Cavani. Ecco, veramente una soddisfazione personale, perché Cavani è uno che merita tanto. Io ho visto tanti calciatori, ma lui veramente ha una passione, già quando sente il termine gol, rete, già è uno che si infiamma, lo senti dentro. Ieri è andato dal salumiere, ha chiesto un panino, ha detto poi passa mia moglie a pagare, ha risposto il salumiere, allora segno io, sta già da penna a mano Cavani, no, segni, è uno che comunque si accanisce. Però devo dirti una cosa, caro Cavani, devi anche ringraziare una squadra che ti è stata intorno, perché poi, diciamo, tu sei un grande calciatore, ma se non avessi avuto una squadra intorno sarebbe stato veramente difficile. Quindi il mio pensiero va a tutti, a tutti, ecco, ad Amsic, a Pandev, a Cannavaro, a Gianluca Grava, ecco, Gianluca Grava. Il tuo successo è dovuto anche a Gianluca Grava, un ragazzo che ha sofferto e che è stato là nell'angolo, sono mesi che non gioca mai, fa solo riscaldamento, sono 8 mesi che fa solo riscaldamento, 8 mesi, pensa che la moglie a casa ha smontato i termosifoni nella stanza da letto, ha messo lui che fu riscaldamento, dice senti ma fa freddo nella cucina, Gianluca vai, Gianluca pure, si mette là, fa la verticale, una spaccata e fu riscaldamento. Quindi teniamo in questi momenti di gioia anche il pensiero per i tuoi colleghi. Edinson, ti faccio veramente i più sinceri auguri, però mi raccomando, ti ricordi quando andammo a cena insieme con i 3-4 amici e tu confermasti che volevi togliere un record? Ecco, non voglio dire quale, però non rimangiarti la parola. Ciao! Eccolo grande Alessandro Siani, tifoso del Napoli, è un tuo amico. Sì, voglio ringraziare per le belle parole, perché diciamo, ho avuto il piacere di conoscere Alessandro, è veramente una grande persona. Ti fa ridere tanto, come l'avete visto, e quindi ti fa passare dei momenti bellissimi. C'è un compleanno speciale per te, prima di andare a completare il tridente con l'amministratore unico Mario De Sena e Pasquale Nacar, per un premio che a voi calciatori piace tanto, arriva direttamente da TechMade. Eccolo qui, possiamo avvicinarci proprio con, eccoli i padrini che arrivano per la consegna del premio ad Edinson Cavani. Stasera TechMade, nella persona del suo amministratore unico De Sena, regalerà una cuffia ufficiale del Napoli al miglior attaccante di serie A, Edinson Cavani, che ama la musica e potrà quindi ascoltarla con
i colori del cuore della città alla quale regala emozioni indimenticabili, che quindi viene ripagato. Il regalo, ragazzi, consegnatelo, eccolo qui. Come funziona? Spiegatemi un attimo, eccolo. Come? Eccoci qua. Dedicato per Cavani. Microfono. Ma cioè, tutto brandizzato Cavani? Questo qua è il mouse brandizzato Cavani, esattamente. A forma di t-shirt. E questa è la cuffia. Ma ce l'hai già? SSC no, penso. No? No? La usi? Sì, per la prossima giornata ti vogliamo vedere con le coppie e con il mouse. Ok, dobbiamo parlare un po'. Dobbiamo parlare un po', già fai parlare la difesa avversaria, va bene così. Eccolo qua, il premio, va bene, grazie alla, ai nostri ospiti, siete stati gentilissimi, il premio è piaciuto, penso Edinson ti sia piaciuto alla grande, grazie, grazie mille. Più gol fa più prendiamo, bravissimo. E questo mi sembrava ovviamente abbastanza scontato. Dopo restituisco il tutto, tranquillo, c'è ancora il pallone, c'è il premio, tante cosine. Vai Alessia, il tridente, abbiamo due possenti, ci manca il piccoletto che quando vede la porta si illumina d'immenso, unico. Lui, hai già detto tutto tu, è unico, unico. Resta questa parola, è unico, e finalmente ce l'abbiamo di nuovo qui sul palco del Gran Galatea Calcio. Clip. Quando i miracoli diventano abitudine. Il tutto di Natale è il simbolo di una realtà che supera.